In paese mi, mi, mi burlavano, mi prendevano in giro come pare. Perché la burlavano? Perché ero il tipo più allegro del paese. no, io mi piaceva scherzare ridere con tutti. Avevo un rapporto molto diverso dagli altri. C'è anche la voce di Roberto tra le testimonianze dei pazienti ricoverati nell'ex manicomio del Pionta, raccolte da Anna Maria Bruzzone, la storica piemontese che nel 1977 trascorse due mesi ad Arezzo. L'emozione è bella, però... Quelle cose che stavo detto è realtà. Io qui ho vissuto una nuova vita. Le 36 audiocassette, inizialmente pubblicate nel volume, ci chiamavano matti, sono state donate dalla nipote della storica all'Ateneo di Siena ed adesso sono state digitalizzate e catalogate. Nel corso di tutta la sua vita, um, ha cercato di dar voce a persone che. Non, non potevano farsi ascoltare e mi fa particolarmente piacere che possano essere, che siano state digitalizzate, quindi siano nuovamente ascoltabili e possano essere anche studiate da ricercatori, studenti, eccetera. Sono sicura che mia zia avrebbe amato molto questa... Questo sviluppo del suo lavoro. Le voci dei pazienti in occasione della notte dei ricercatori sono tornate a vivere nella sala dei grandi del Campus Universitario del Pionta, proprio dove una volta sorgeva l'ex manicomio e dove oggi è custodito l'importante patrimonio della dottoressa Bruzzone, diventato archivio storico dell'ex ospedale neuropsichiatrico. Possiamo sentire dalla viva voce quello che non restituiscono le pagine scritte, una, una prospettiva che altrimenti non sarebbe, sarebbe dimenticata. Straordinari documenti che raccontano storie di solitudine, dolore ed emarginazione, ma che a 40 anni dalla chiusura dei manicomi ricordano anche l'importanza delle figure di Basaglia e Pirella, protagonisti della rivoluzione psichiatrica italiana passata anche per Arezzo. Qui contenitore, contenuto, tutto si rimanda, è come se questi, queste mura questi mura fossero impregnate no? di, questa, di questa vita. Un archivio unico realizzato anche grazie al sostegno della soprintendenza toscana.